Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi siamo a giovedì 22, sì, perché domani è 23 e c'è quella benedettissima cerimonia di mattina. Alle 9:30 devo stare in loco e oggi quindi devo assolutamente andarmi a trovare un paio di scarpe che ancora io non ho. Comunque, mi vedete tutta struccata ancora con il pigiama di Tom e Jerry, ma sono già le 10:30 passate, dovrebbero essere. Io ho già fatto tutto quello che dovevo fare di lavoro, ho già pulito casa. Questi ultimi giorni, ve l'ho detto, cerco proprio di svegliarmi prima e fare subito il dovere senza starmi neanche a... Vabbè, il viso l'ho lavato e ho lavato anche i denti, però a parte quello non faccio nient'altro, cioè io mi metto subito davanti al computer dopo colazione e mi metto lì a lavorare. Ora ho finito appunto il mio programma di oggi è andare in centro a Firenze. Oltre a trovare un paio di scarpe, voglio proprio passeggiare e godermi la giornata. Però prima di fare ciò, io mi devo fare la tinta ai capelli. E mentre poi editerò il video che voi vedrete oggi pomeriggio, poi vabbè, mi farò la doccia, mi preparerò e poi usciremo. E tutto questo però credo che mi richiederà un po' di ore, quindi nel frattempo si farà ora di pranzo, ma vedremo piano piano, poi ci arriveremo. Comunque adesso io, vabbè, sono struccata, però sono pulita, ecco, profumata, non è che puzzo per farvi capire, però i capelli sì, sono molto sporchi, ma visto che devo fare questa tinta, volevo fare delle riprese, ora me li sciolgo, non sono assolutamente definiti, sono proprio un cespuglio indefinito di capelli, tra cui anche parecchi capelli bianchi che stanno qua in mezzo, che io nascondo abilmente sia per fare i video, ma anche proprio per uscire, perché siccome ce l'ho comunque tanti, riesco a spostare delle ciocchette e sono anche comunque crespi, quindi come li metti, bene o male, lì poi stanno, creano volume e non si vedono sotto i capelli bianchi. Quindi mi faccio, ieri sono passata da Pianeta Capello, ho preso il 6.7 e ho preso lacca ossigenata a 10 volumi, che quindi non durerà tantissimo, mi durerà più o meno 10-11 lavaggi, perché la signora cioè sono già varie volte che vado lì, mi consiglia sempre di non salire di volumi, perché altrimenti poi mi si accentua questo problema che ho, e infatti lì ci arriviamo. Io non la faccio solamente per coprire questi capelli bianchi, ma anche perché ora poi vedrete, i capelli mi si ossidano, cioè il colore mi si ossida e è molto tendente al rame, mi butta fuori tanto tanto rosso. Allora, quando sono arrivata qua a Firenze, volevo schiarirli un pochino i capelli, infatti sono andata da un parrucchiere che mi ha fatto delle schiariture. Non so se l'avete visto nei video, se avete notato la differenza, sono leggermente un pochino più chiari, ma molto naturali. Però questo, avendoli schiariti, a lungo andare il biondo, diciamo, è diventato molto molto caldo e quindi ho bisogno di raffreddarlo, perché io ho un sottotono freddo e soprattutto si vede qua, che infatti vedete, ecco qui i nuovi capelli, sono biondo scuro freddo. Poi mano a mano che rimangono sulla mia chioma, vengono a contatto con, non lo so, la luce, l'aria, non lo so, si ossidano in poche parole, e quindi da freddo buttano fuori molto rame, molto rosso, e voglio raffreddarli un po', perché altrimenti questo colore caldo non sta molto bene con il mio sottotono freddo. Adesso mi posiziono da qualche parte, mi sa che vado in cucina, perché qui in cucina c'è il forno che rimane un po' rialzato, non è proprio il massimo sciogliersi i capelli in cucina, però vabbè, tanto me li sciolgo un attimo giusto per fare un prima e dopo. Ecco, allora, prima cosa, vedete che, vabbè, senza vergogna, tanto questi video casarecci rimangono fra me e voi, giusto? Allora, vabbè, comunque, questi sono i miei capelli da pazza. Non assolutamente definiti, quindi capite che se io voglio uscire, a parte che adesso sono anche sporchi, ma se io volessi uscire con i capelli sciolti, io non posso uscire così, cioè li devo risistemare tutti, quindi
I capelli ricci impiegano veramente tanto tempo per essere sistemati, non sono come i lisci che vi svegliate e vi passate la spazzola e uscite. No, infatti io la maggior parte delle volte li tengo legati, il primo giorno barra secondo giorno dal lavaggio, allora invece li tengo sciolti. Comunque vi faccio vedere. Che non è il massimo dell'illuminazione adesso qua in cucina, però. E vediamo un attimo se si vedono i capelli bianchi perché ce li ho parecchi. Ora magari. No, sì, si vedono, li vedo. Però questi qua basta fare un pochino così e portare qua la ciocca che subito poi non si vedono. Però si vede tanto, vedete lo stacco tra il freddo e poi sì, cioè si vede proprio questo colore ormai veramente molto molto caldo. Allora, ecco qua, ho tutto il kit. Questa è l'acqua ossigenata a 10 volumi, tutto della Compagnia del Colore che viene rivenduta in questo posto dove sono andata ieri. Questo è il colore e faccio un 6,7 e questa è la ciotolina che ho preso qui a casa, l'avevo trovata qua e la utilizzo solamente per fare la tinta, non la utilizziamo per mangiare. E poi questo pennello sempre della Compagnia del Colore. Poi utilizzo anche i guanti e mi sono messa una maglietta nera. Ora piano piano cioè non mi va in realtà di fare questa cosa, però se vado dai parrucchieri io non rimango soddisfatta del lavoro che mi fanno e quindi ho deciso che sono più brava dei parrucchieri e preferisco farmelo da sola. Vabbè, ci vediamo dopo. Allora, tada! Aspettate, faccio zoom out. E è passata un'ora, sono le 11:47. Ci ho messo un bel po' perché comunque avendo tanti capelli, poi ne ho consumata anche parecchi, è rimasta pochissima, tipo un pezzettino, cioè poca così. E quant'è questa? 150 ml. E bene, comunque adesso mi sono tutta pulita con la salvietta e mentre aspetto che faccia effetto vado a editare il video che voi vedrete oggi pomeriggio. Allora, eccomi qua tutta pronta, mi devo solamente mettere la giacca, prendere la borsa, mettere le scarpe e usciamo e andiamo in centro veramente stavolta. Vi voglio far vedere come sono venuti i capelli. Comunque, oggi che voglio uscire e camminare proprio per le vie, non andare tipo al centro commerciale. È una giornata veramente orrenda, tutto, fa anche un po' freddino, è nuvoloso e spero che non si metta a piovere perché l'aria è quella. Allora, e quindi c'è poca luce, però vabbè, vi faccio vedere com'è il colore. Devo dire che non li ha coperti i capelli bianchi, effettivamente, aspettate che chiudo la porta finestra, effettivamente mi ero dimenticata e l'avevo un pochino troppo idealizzata questa tinta perché anche l'altra volta non me li aveva coperti, cioè lascia solamente cioè rimane bianco il capello, solo che lo lascia un pochettino leggermente colorato, che tra due shampoo è di nuovo bianco splendente. E quindi io sinceramente non lo so, la prossima volta passerò alla tinta quella con più volumi a questo punto. A me quello che interessava era proprio uniformare il colore, non mi piace avere quelle strisce più chiare e strisce più scure, trovo che sia più elegante in questo modo avere un colore unico. Perché poi tanto già il riccio crea questa sorta di ombra e quindi già crea movimento il riccio, ecco, non serve anche avere un bicolore. E però ecco, ora faccio così, vediamo se si vedono i capelli bianchi, intendo, un pochettino si vedono. E poi forse la prossima volta farò semplicemente un 6 e non un 6,7 perché comunque questo riflesso un po' aranciato, rossiccio me lo lascia sempre. Io non so cosa devo fare per renderli più freddi e non avere questo riflesso. Sto andando alla macchina, guardate come mi sono vestita. Cioè sì, lo so che prima avevo il maglioncino marroncino, ma poi ho chiesto ad Alexa se puta caso oggi avesse piovuto e mi ha detto di sì alle 2. Sono le 2 adesso, c'è l'ambulanza
Potrebbe anche piovere oggi, quindi mi sono messa il mio impermeabile della Decathlon e sotto mi sono messa una magliettina leggera nel caso dovessi provare appunto alcune cose. È meglio avere una magliettina leggera piuttosto che un maglione pesante. E comunque non fa freddo. Ah, e comunque volete fare una bella risata amara? Domani che c'è questa cerimonia, è stato bello tutto questo periodo, poi mi vedevate, no, quando uscivo con senza giacchetto. Domani piove tutto il giorno, almeno la mattina piove, ho visto proprio la nuvoletta con la pioggia. Bene, andiamo in centro, dai. Arrivata in centro, quella là dietro, la vedete? È la chiesa di Santa Maria Novella, siamo vicino alla stazione e io prendo sempre il treno, sì, il treno, la tranvia a Torre degli Agli, a Novoli, e ci metto 14 minuti, l'ho proprio cronometrati oggi, precisi, neanche 15, 14 minuti per arrivare a Unità, che è la fermata subito dopo di Santa Maria Novella, è praticamente il capolinea. E adesso vado a trovare delle scarpe per domani, vado a fare un bel giretto. Fa un pochino di freddo, non ha piovuto e sono le due passate, c'è un botto di gente qua. Guardate che belle le vetrine di Gilli, la pasticceria, ecco, vi faccio vedere la pasticceria, quella storica che sta in Piazza della Repubblica, e io ho una scatolina come quella, dove dentro mi ci hanno messo la schiacciata che ho utilizzato poi come torta di compleanno. E però la fanno solamente nel periodo di carnevale. E poi qua hanno tutta questa parte dove potete sedervi fuori, e là invece c'è Piazza della Repubblica. E io ho preso una giacchetta da Zara, dopo ve la faccio vedere. Guardate che prelibatezze che ci sono, sembra una gioielleria più che una pasticceria. Vediamo quest'altra vetrina. Ecco tutti, ah ecco, questa è la schiacciata intera, noi ne avevamo presa metà. Tutti questi vari dolcetti artigianali. Avete visto che bello? Alla Rinascente, dove volevo andare domenica con mio padre e mio fratello, solo che c'era veramente tanta gente. È a due passi dal Duomo, che bello, il Battistero, mi mancherà tutto questo. Bene. Buonasera, scusate l'illuminazione. Man mano farà sempre più buio perché sono le 17:54 e io sto tornando a casa. Sono soddisfatta perché ho preso tutto ciò che mi serve per comporre un outfit se domani pioverà, e comporlo un altro se ci dovesse essere il sole e bel tempo. Comunque non fa freddo, perché calcolate che ho anche l'allergia dovuta a i pollini che ci sono nell'aria, e sento proprio il naso che mi prude e anche gli occhi. Comunque devo dire che è stato più semplice fare shopping oggi piuttosto che tutte le volte che sono andata nei vari centri commerciali, perché la selezione anche nella stessa Zara o H&M era diversa, cioè c'erano cose molto diverse adatte per, non lo so, il tipo di clientela che c'è in centro a Firenze, e si sposano molto di più con i miei gusti. Infatti ho trovato subito quello che cercavo, mentre nei vari centri commerciali non c'erano proprio queste cose. Non è che in ogni Zara o H&M c'è tutta la collezione, a seconda della zona scelgono capi, alcuni capi piuttosto che altri. E alla Rinascente tutto meravigliosamente
meraviglioso, ma veramente molto caro. Cioè, lì sì che trovo veramente le cose che mi piacciono, le scarpe, come dico io, classiche, ma un paio di scarpe 420 euro. Cioè, no, vabbè, no, vabbè. Mi sa. Ah, no, non si è visto. C'è un pulmino qua. Forse lo. Ecco, ora lo vedete. Stava facendo retromarcia e nel frattempo stava passando l'autobus. Poteva succedere un incidente, invece, meno male che si è fermato il pulmino. Allora, io sono arrivata da un pochino a casa e mi sono subito messa a preparare la cena che adesso si sta cuocendo in forno. Stasera ci sono i cosci di pollo che avevo scongelato stamattina, devo finire tutte le cose che ho sia nel freezer che nel frigo, ma ve l'ho già detto tipo 10 volte. E poi anche le patate, avevo tre patate grosse, quindi le ho tagliate bene. E le ho messe nel forno e poi più tardi, quando tutto sarà pronto, farò un'insalatina. Il mio fidanzato ancora non è arrivato e quindi io mi sbrigo a provare i due outfit papabili per domani. Buongiorno, oggi siamo a venerdì, poi ieri sera non ho più continuato a registrare. Guardate che nuvoloni che ci sono stamattina, dovrebbe anche piovere, vediamo. Allora, sono le 8:44, io sono stata fino adesso a editare il video che voi vedrete oggi pomeriggio e non ho ancora finito. E adesso però mi devo assolutamente preparare perché alle 9:30 devo essere nella location della cerimonia. Allora, mi sono preparata, sono le... Ecco, è ora, praticamente mancano 10 minuti, ma tanto ci metto poco perché sta qua vicino al parco delle Cascine, devo arrivare e ci si mette veramente poco. Vi faccio vedere come mi sono vestita velocemente e poi vi spiego perché ho messo questi pantaloni larghi e non un pantalone più stretto, ma secondo me comunque è scicchettoso anche in questo modo, cioè va bene come pantalone per questo cappottino. E come borsa, velocemente vi faccio vedere questa che ce l'avevo già, ve la faccio vedere alla luce perché altrimenti non capite. Ecco, vedete, è in velluto verde scuro con i dettagli in oro e ho anche l'orologio con i dettagli in oro, quindi riprende tutto. Ho messo gli orecchini, aspettate che vi giro. Mi metto qua vicino alla luce, scusate, ma mi devo veramente sbrigare, altrimenti poi faccio tardi. Ho dei punti luce semplicissimi. Ho messo questa maglia di H&M che è un po' scollata, almeno cioè scollata, vabbè, almeno non è troppo castigato come look. E i capelli li ho ripresi un po' con l'olio di Giada, della marca, non proprio del materiale Giada. E li ho bagnati un pochettino prima e poi appunto li ho ripresi con questo olio, così almeno si sente anche il profumo. Vi faccio vedere anche il profumo perché ho quel minutino in più. Come profumo utilizzo questo qua che me l'ha regalato la mia amica Ilaria e è di Victoria's Secret ed è buonissimo, Midnight Ivy, quindi edera di mezzanotte. Bene, io vado e ci vediamo dopo. Vi dirò come sono vestite le altre donne presenti alla cerimonia, perché questa cosa mi incuriosisce sempre molto, visto che ho bocciato praticamente tutti i vestiti presenti in tutti i negozi dove sono stata, tranne questo cappottino e questa magliettina. I pantaloni già ce li avevo, poi vi racconterò. Ah, comunque le scarpe ve le faccio vedere velocemente, sono molto belle. Le ho prese da Mango ieri, veramente molto belle e classiche. Sto un po' in anticipo, non c'è nessuno come potete vedere. Guardate che vento che c'è. Allora, io sono appena stata alla Conad, la cerimonia è già finita, è andata molto bene. E guardate come sono venuta io a fare la spesa. Mi sono tolta i tacchi e mi sono messa le scarpe da ginnastica che tra l'altro con questo outfit ci stanno anche bene. Ok, allora, vi ho messo un attimino qua. Allora, sì, ho fatto tutto di corsa e poi vabbè, comunque ovviamente non ho potuto registrare nulla della cerimonia, però è stata veramente molto bella. È un peccato che non possiate vedere nulla. E niente, adesso che ore sono? È quasi mezzogiorno, il mio fidanzato comunque dovrebbe tornare a breve a casa. Io sono passata un attimino qui e lui tanto sta con la sua macchina. Ah, oh, sì, stavo cercando il telefono. E
È andato tutto molto bene, mi sentivo veramente a mio agio vestita così. Alla fine i pantaloni sono dei pantaloni di mia mamma che aveva comprato lei quando io ero adolescente, ce l'ho da una vita e non credo che lei se li sia mai messi e neanche io, però siccome sono di un'ottima fattura, li ho sempre tenuti e questa occasione li ho utilizzati, quindi ottimo. Che altro dirvi? Sì, la cerimonia è tutto bellissimo. Non ha piovuto, ma c'è parecchio vento, però non fa freddo. E comunque mi sentivo veramente a mio agio vestita così. E vi devo dire che di tutte le altre persone, donne, cioè il mio outfit era quello proprio che preferivo in assoluto. Veramente molto elegante, di classe, ma stavo tutta coperta, insomma, non si vedeva nulla. C'era anche chi aveva azzardato con una gonna un pochino più corta. Io veramente mi sentivo proprio a mio agio. E devo dire che sì, è veramente un bell'outfit. Questa borsetta di Naf l'ho presa su Vinted, ma pesa anche tantissimo, cioè è fatta benissimo. Pagata 20 euro con tutta la spese di spedizione, cioè, e ce ne sono altre. Se vi piace, sicuramente la trovate. Io l'ho presa l'anno scorso, ma c'erano vari utenti che la rivendevano. E ha l'hardware dorato, è meravigliosa. L'unica cosa che non è che ci sia molto spazio, a parte quello, è bellissima, sembra che costi molto molto di più. Pantaloni alla fine, ieri quando sono stata da Zara e da H&M in centro, li ho provati altri perché la mia idea era di mettere un pantalone skinny sotto a questo cappottino, che rimane comunque dritto. Però non c'era niente che mi piacesse, che mi stesse bene, perché mi facevano tutte le pieghe, ogni pantalone stretto mi faceva le pieghe dietro al ginocchio, quindi la parte posteriore. E meno male che avevo questo paio di pantaloni a casa, che quindi si è rivelato il pantalone migliore. E le scarpe anche poi ve le farò vedere bene nel dettaglio in un prossimo video. Comunque adesso vi saluto, corro a casa e vado a preparare il pranzo. E io pensavo che stasera il mio fidanzato avesse la cena di gruppo, invece è quella che ha fatto qualche giorno fa, quindi stasera passeremo insieme, magari usciremo, non so, a festeggiare. Vi mando un bacio e ci vediamo poi al prossimo video. Ciao!